Buonasera a tutti, io sono Simona Giuri, la collega Alessandra Brugnani, lavoriamo entrambe a Studi Cognitivi nella sede di Modena. Studi Cognitivi è una scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale riconosciuta dal MIUR che ha diverse sedi in tutta Italia e è prevalentemente appunto una scuola che forma per diventare psicoterapeuti ad orientamento cognitivo-comportamentale. Ogni sede ha al suo interno sia un centro clinico che un gruppo ricerca. All'interno del centro clinico ci sono diversi professionisti che hanno appunto l'approccio cognitivo-comportamentale e che si occupano, a seconda di quelle che sono le loro competenze, le loro aree di specializzazione, di diverse difficoltà. Abbiamo poi anche il nostro web journal che è Studi Cognitivi, che magari qualcuno di voi. State of mind, perdonatemi, che magari qualcuno di voi conoscerà e l'incontro di questa sera fa parte di diversi incontri che organizziamo per presentare un po' noi, per presentarci noi e per presentare un po' quelli che sono i servizi offerti all'interno dei centri clinici. Carico le slide, vedo che già qualcuno scrive in chat, magari alla fine ci prendiamo un attimo per rispondere. Allora, carico le slide così che ci possano guidare. Eccolo qua. L'incontro di stasera appunto si chiama L'arrivo di una nuova vita, la nascita di due genitori. Facciamo un po' una premessa su come nasce questo progetto. Questo progetto nasce, è nuovo quantomeno all'interno della sede di Modena e nasce a partire un po' dall'esperienza personale di sia mia che di Alessandra, in cui appunto come prima di tutto mamme che abbiamo appunto avuto, abbiamo attraversato questo periodo, questo momento così delicato, così bello e così importante e poi anche unito all'esperienza professionale che ci ha portato insomma, in questo mix ad interrogarci spesso, no? A farci delle domande. Quando dico mix, perché? Perché è quello che ci è capitato confrontandoci rispetto ad alcune dinamiche che capitano in questo periodo, ci siamo un po' interrogate come mai, no? Mancassero in qualche modo, secondo noi, alcuni pezzettini, alcune informazioni che probabilmente ci sarebbero potuti essere utili. A cosa mi riferisco? Nel senso che ci sono ognuno di noi, a seconda di quello che è il contesto in cui vive, il percorso che sceglie per affrontare questo periodo, magari fa dei corsi, si informa, prende informazioni. Alcune informazioni in qualche modo è come se venissero un po' lasciate al margine, no? Un po' la sensazione era che ci fosse o tutto meravigliosamente bello, e quindi tutto l'aspetto idealizzante che assolutamente c'è, e poi dall'altra parte come dire, le cose che non sono propriamente belle che possono capitare in questo periodo, no? E quindi anche ai limiti di quelli che possono essere alcuni quadri psicopatologici importanti. Un po' a partire da questa riflessione, un po' a partire appunto dall'esperienza proprio professionale, personalmente, ma anche la collega ci è capitato di incontrare persone che hanno chiesto il nostro aiuto e la nostra consulenza per un quadro psicopatologico magari conclamato in un momento postparto di difficoltà. E una delle cose che spesso sentivamo dire era: ah, ma se io, non ave se, se io avessi saputo questa cosa, probabilmente non sarebbe stato così, no? E quindi un po' è andata a confermare quella che era la nostra sensazione, ovvero che mancasse in qualche modo un pezzettino legato a quella che è la prevenzione della salute psicologica nel periodo pre-postparto, che non riguarda solo gli aspetti, come dire, positivi, ma che può includere anche invece delle cose che non sono nell'immediato così positive, ma che se riconosciute e in qualche modo accettate, gestite in un certo modo, possono assolutamente essere risolte senza arrivare a dei quadri in qualche modo psicopatologici. Quindi questa è un po' la premessa e ci tenevamo a farla perché è una cosa su cui ci rimuginiamo da un po' e che finalmente siamo riuscite in qualche modo a proporre con questo progetto che speriamo possa essere di vostro interesse.
Quindi ci siamo poi anche un po' informate, no? Cioè al di là delle nostre riflessioni, e abbiamo visto che effettivamente dalla letteratura poco emerge, poco ci si interessa di quello che è il lavoro di prevenzione, no? In questo momento, oggi, soprattutto c'è un maggiore interesse, ma soprattutto legato a quello che è il disagio, no? E mai su una panoramica a 360 gradi, che includa per esempio anche i papà. La maggior parte degli studi, infatti, è spesso incentrata sull'analisi delle modalità per rispondere ad un disturbo, no? E mai su come in qualche modo prevenire o quali sono i segnali di che possono essere premonitori e in qualche modo anticipati. Il rischio in qualche modo era quello di escludere persone, donne che presentano in qualche modo dei quadri subclinici con sintomi magari lievi ma non per questo nocivi, che possono in qualche modo avere poi un impatto negativo su quella che è la funzione genitoriale dopo, ma anche sul proprio star bene, sul benessere soggettivo della donna, della coppia e del bambino. Ancora nella letteratura emerge che si interviene poco su quelli che sono i fattori psicosociali, si presta poca attenzione al ruolo e al supporto del coinvolgimento. A me è capitato di incontrare delle persone, ripeto, magari in momenti e in quadri psicopatologici conclamati, però la possibilità di coinvolgere, no, le persone attorno era quasi vissuto come qualcosa di un'eccezione. In realtà è fondamentale riconoscere, soprattutto all'interno di un quadro di prevenzione, di preparazione, questi aspetti. Sebbene le relazioni sociali siano riconosciute come centrali, durante la gravidanza e dopo il parto raramente ci si concentra su questi aspetti. Raramente viene coinvolto il partner, molti interventi sono focalizzati sul post e sul preparto invece si tende più a lavorare sempre per ridurre i fattori di rischio, no? E mai per in qualche modo argomentare, psicoeducare e formare da questo punto di vista per che si possano avere poi gli strumenti per affrontare in modo più sereno quello che è un momento certamente molto bello, ma che ha anche dei momenti di fatica. Quindi è necessario, la letteratura ci insegna quanto sia importante però fornire un supporto, quindi a entrambi i genitori, alla coppia genitoriale, nel periodo pre e post, creando appunto in qualche modo le condizioni per favorire questi interventi. Di cosa non ci si occupa? Anche qui la letteratura ci dice che per esempio non ci si occupa di quelle che sono delle aspettative irrealistiche e o troppo elevate rispetto alla maternità. Non ci si occupa del tempo che è importante ritagliarsi per se stesse, non ci si occupa di quelle che sono le indicazioni pratiche, o meglio ci se ne occupa dando un po' delle cose per scontate, no? Come se chiunque dovesse già sapere in qualche modo come funzionano praticamente, magari perché si sono acquisite all'interno di un contesto familiare piuttosto che di una formazione personale, dando appunto per scontato. Sulla componente psicoeducativa c'è la difficoltà che si può incontrare, che può incontrare un genitore, ma anche quelle che sono da un punto di vista psicopatologico, per esempio la depressione, quali sono i sintomi della depressione, quali sono i sintomi del baby blues, per esempio. Un sostegno, quindi un ascolto attivo, l'incoraggiamento ad esprimere quelle che sono le emozioni negative e a riconoscere in qualche modo dei sentimenti ambivalenti legati alla maternità. E soprattutto manca un intervento cognitivo comportamentale in questa direzione in termini preventivi per contrastare un'idea di mamma perfetta e per esempio per mettere in atto delle strategie di problem solving o altre abilità che possono aiutare all'interno di un contesto cognitivo comportamentale, di una visione, di un approccio teorico cognitivo comportamentale, queste difficoltà. Perché pensiamo che sia importante occuparsene? Certamente se abbiamo ripreso questa frase di questo psichiatra o psicanalista che dice se non ci fosse l'idealizzazione iniziale il ruolo dei genitori è così complesso che nessuno metterebbe al mondo dei figli. In effetti è vero, è un po' quell'incoscienza, quel desiderio che è misto a desiderio che ci porta poi a di fatto non avere molto chiaro, e questo ci sta, no? Però cosa succede? Che subito dopo la donna si trova in qualche modo a dover funzionare a pieno regime, in qualche modo per alcune
non è necessariamente per tutti, ma per molti quello che può capitare, il senso comune ci porta a vedere questo mito appunto della mamma perfetta che non ha bisogno di nessuno, che può farcela da sola. Non vedo l'ora di raggiungere la piena efficienza, no? Mi vengono in mente tutte le quando è il primo il momento ideale per uscire la prima volta da sola di casa col bambino, no? Che sembra una roba, un evento. Quindi ci sono tutti questi aspetti che in qualche modo rischiano a nostro parere di enfatizzare, ed è importante in qualche modo occuparsene. La gravidanza e la maternità sono certamente idealizzati nella nostra società come dei momenti assolutamente completamente positivi e felici, no? Poi dall'altro estremo abbiamo invece tutto quello che è la parte più negativa e psicopatologica, come se non ci fosse una via di mezzo, come se non ci fosse la possibilità di in qualche modo comprendere, riconoscere prima che ci sono anche dei momenti negativi che non hanno necessariamente nulla a che vedere con la psicopatologia. Mentre la realtà che sperimentiamo appunto è a volte faticosa e non priva di emozioni negative. Questo conflitto cosa fa? Rischia di far sentire molte mamme sbagliate, che le porta a vergognarsi rispetto ai vissuti contrastanti che in qualche modo sperimentano, no? Spesso mi è capitato di sentirsi proprio diverse, no? E che nessuno esplicita in qualche modo la fatica, ma è quasi una gara a chi è riuscita meglio a fare quello, è riuscito meglio a fare quell'altra cosa, quante ore siamo riusciti a dormire piuttosto che quante ore siamo riusciti a stare in tranquillità o riuscire a cenare in tranquillità. Ecco, questo aspetto in qualche modo è uno dei motivi per cui a nostro parere è importante occuparcene. Questa foto secondo noi è rappresentativa un po' di quello che ho appena detto, no? Quindi di un'idealizzazione rispetto a quello che è il ruolo di questa mamma perfetta. La gravidanza e la maternità, appunto, come dicevamo, è assolutamente idealizzata come un momento positivo e felice. Queste sono delle frasi tipiche, no? Che ruotano intorno a questa idealizzazione, cioè tutte possiedono l'istinto materno, naturale in tutte le donne, no? E tutte sognano di essere madri. Questo non è detto che sia necessariamente così e non è detto che se non è così è problematico. Essere madre è una gioia infinita, certo, ma non necessariamente così estremizzato e non sempre è così. Se sono triste significa che non mi importa del mio bambino, no? Anche questo è qualcosa che in qualche modo è faticoso da accettare, che ha molto a che fare con questo mito. La donna ritiene in qualche modo, non si ritiene in diritto di potersi sentire triste, di potersi sentire infelice, di potersi sentire depressa. Secondo in qualche modo il senso comune dovrebbe essere sempre felice, sempre realizzata, espressione del tipo ma era quello che volevi, hai ottenuto quello che volevi, sei riuscita ad ottenere un tuo desiderio, perché non dovresti essere felice? No? Questo in realtà ha un impatto importante su altri piani da questo punto di vista. Le mamme si sentono in qualche modo sbagliate, si vergognano dei vissuti contrastanti che sperimentano e questo non gli permette di conseguenza di esternarli, no? Quando prima vi dicevo che magari alcune pazienti nella mia esperienza clinica riportavano proprio l'impossibilità quasi di condividere questa fatica, no? E invece considerare che è una fatica assolutamente comprensibile e normale e da riconoscere e da accettare. Se si riconosce la tristezza, si giudica in qualche modo una cattiva madre per il proprio bambino. Questi sono tutti aspetti appunto molto condizionati da quelli che sono i nostri miti. In realtà cosa succede? In realtà è vero che il periodo della gravidanza è molto complesso e che richiede una serie di cambiamenti, un'altalena emotiva che ci rende assolutamente più vulnerabili e in questo periodo assolutamente probabile o quantomeno possibile che si sia magari un po' più soggetti a sviluppare delle difficoltà di tipo psicologico. Okay? Questo avviene per diversi fattori. Di ordine fisico e ormonale, cioè il corpo subisce dei cambiamenti importanti, ci sono delle alterazioni ormonali, c'è proprio un'immagine, una ristrutturazione dell'immagine corporea. Di ordine psicologico, in questa fase appunto la donna attraversa diverse emozioni, sia positive che negative, e anche delle abitudini di vita
da un punto di vista anche organizzativo e relazionale, in qualche modo cambiano le attività, cambia la conformazione della famiglia, cambia in qualche modo l'adattamento dall'essere coppia all'essere nucleo familiare, no? I tempi per ognuno diventano assolutamente diversi, ci si dice che in qualche modo ci si deve reinventare. Ora, tutto questo sono assolutamente delle condizioni di cambiamento importanti che è chiaro che dipende anche molto da come prima di questo evento, come in tutte le vulnerabilità psicologiche, una persona tendeva ad affrontare, a vedere il mondo, no? Con quali lenti vedeva il mondo. Un cambiamento come questo richiede, ed è probabile che richieda un adattamento importante, che se è condizionato in qualche modo da quegli aspetti, per esempio dalle idealizzazioni, dai miti di prima, può non essere, come dire, particolarmente fluido come passaggio. Ecco, questa è una slide che un po' ci rappresentava, no, la realtà, il ritorno alla realtà, gli aspetti positivi, ma anche in qualche modo quello che avviene nella realtà. Perché occuparcene da un punto di vista cognitivo e come la terapia cognitiva può essere utile in un'ottica preventiva che è il nostro obiettivo sulla base delle cose che vi ho anticipato. In qualche modo questa frase di Epiteto riassume parte della terapia cognitiva, no? Cioè che le persone stanno male non per le cose in sé, ma per i pensieri, per le opinioni che hanno rispetto alle cose. Nel periodo della gravidanza, un insieme di fattori può in qualche modo combinarsi rispetto a discapito appunto della donna. Ho maggiore tempo libero, lavoriamo meno, la tendenza magari ad uno stile di pensiero negativo antecedente, un basso confronto e condivisione con persone che possono essere delle risorse positive, momenti di vulnerabilità da diversi punti di vista, no? E quindi esperienze di vita difficili che in qualche modo possono farci vedere le cose e avere delle opinioni di quello che ci succede che ci porta a fare delle dei pensieri che in alcune circostanze possono essere disfunzionali e portarci quindi in un vissuto magari di pericolo, di impotenza, di inadeguatezza e di mancanza di controllo. Quindi da un punto di vista cognitivo, qual è la cosa su cui ragioniamo in questa direzione? È comprendere in qualche modo, imparare a riconoscere il nostro funzionamento. No? E perché questo ci permette in qualche modo di esserne più consapevole e di riuscire a gestirlo. Qua abbiamo fatto un piccolo esempio, no? A seconda per rendere più chiaro il concetto per cui i nostri pensieri ci condizionano. Se noi in questo momento immaginassimo di essere stesi su una spiaggia caraibica, assolata, probabilmente ci sentiremmo pervadere di emozioni di tranquillità, di felicità, di benessere. Se invece ci immaginassimo di essere bloccati nel traffico, con rischio di ritardo per uno spettacolo, qualcosa a cui tenevamo, in qualche modo ci innervosiamo, ci sentiamo irritati. Ecco, questo è quello che in qualche modo caratterizza la terapia cognitivo-comportamentale, cioè l'idea che le cose che pensiamo condizionano lo stato, condizionano il nostro stato emotivo. Le valutazioni che noi facciamo rispetto agli eventi, in questo caso l'evento della maternità e della gravidanza pre e post parto, ci condiziona rispetto a quelle che sono poi le emozioni che viviamo, no? Perché in qualche modo quando pensiamo, immaginiamo, quindi quando ci creiamo delle aspettative magari idealizzate, eccessivamente idealizzate, ci condiziona in un determinato modo e ci porta ad avere delle risposte emotive in quella direzione. Ecco, comprendere quanto di quei pensieri abbia in qualche modo a che fare con la funzionalità o disfunzionalità e imparare a riconoscerli diventa, a nostro parere, fondamentale per imparare a gestire meglio le emozioni. Infatti, quello che ho scritto dopo è: perché è importante il ruolo delle emozioni? Perché tutte le emozioni sono assolutamente utili, tutte sono funzionali, anche quelle che meno ci piacciono, ed è importante riconoscerle e imparare a gestirle, no? E il non riconoscimento e la non gestione dell'emozione che porta a stare male da un punto di vista psicopatologico, non è l'emozione negativa in sé. Qui abbiamo fatto alcuni esempi di emozioni che possono magari caratterizzare momenti legati a questo periodo
periodo particolare, no? Quindi in qualche modo la responsabilità che crea spavento, un senso di onnipotenza o di impotenza che crea fallimento e senso di solitudine. E Milgrom parla per esempio dell'intensità di sentimenti e bisogni di vicinanza del bambino che possono essere difficili da affrontare, no? Ricordo a tal proposito una mia paziente che per esempio in momenti di particolare fatica esprimeva proprio, no, questa difficoltà in qualche modo a riuscire sempre a soddisfare questo bisogno eccessivo di vicinanza e non concedersi la possibilità di dire cavolo è faticoso, no, bisogna un attimo di fermarmi. La totale dipendenza del neonato può creare in qualche modo una trappola per molte mamme. Il tempo passato da soli, che no, ancora all'inizio non parla, non c'è una grandissima interazione e in qualche modo si fa fatica a comprendere quelle che sono le esigenze. Questo porta a sentimenti a seconda di quelle che sono le valutazioni che noi facciamo che vanno o che possono andare in questa direzione, no? Che magari se vissute in un modo diverso potrebbero essere gestite diversamente. Ancora non sentirsi all'altezza, no? E quindi sperimentare in qualche modo ansia, permettersi invece di esprimere, legittimare anche i momenti di rifiuto che l'esperienza del diventare genitore porta inevitabilmente con sé, contribuirebbe di fatto a diminuire questo sentimento di paura di non essere all'altezza del ruolo, no? Non è che perché per sentirmi all'altezza del ruolo devo sempre essere disposto a stare lì, a non concedere un momento di stop, di fermo, di non in qualche modo riuscire a stare in quella circostanza. Poi c'è la rabbia, che sicuramente è meno distruttiva, meno esplosiva, una rabbia che ha potuto essere stata oltre in qualche modo contenuta e comunicata, no? Quindi anche poterlo esprimere, no? Che ci arrabbia, che qualcosa ci fa arrabbiare e sentirsi ascoltati da questo punto di vista e sentirsi accolti da questo punto di vista diventa fondamentale. Ok, quindi questo è stato un po' la premessa dell'appunto perché secondo noi è utile fare un intervento preventivo in ottica cognitivo-comportamentale su quelli che sono i pensieri legati in parte all'idealizzazione, in parte allo stile che ognuno di noi ha e che ruolo intervenire su questi pensieri può avere per fare in qualche modo la differenza. No? E, lascio invece la parola ad Alessandra su cosa possiamo fare, no? E cosa rispetto a quello che ho detto finora il nostro progetto è, ambiziosamente si pone di fare. Ale, non ti si sente? Sì, non avevo riattivato. Proprio connesso alle ultime cose che la dottoressa appunto stava descrivendo, quello che ci siamo date come obiettivo importante è quello di poterci allenare innanzitutto a capire quali sono i nostri stili di pensiero, quanto in generale può essere anche le credenze e questi miti che abbiamo visto, le nostre aspettative, i nostri ideali di come essere appunto essere genitori, essere una mamma, essere un papà, comunque rapportarci con la nuova nascita, creino dei pensieri a catena, poi poco funzionali al farmi essere effettivamente presente al momento, ma magari vivere proprio per queste valutazioni magari eccessive che io do di me su queste aspettative di come dovrei essere e quindi i pensieri collegati, se devo fare tutto, pulirlo, lavarlo, preparare la cena, eccetera, è un dovere, no? Un tentativo di controllare un po' la situazione che, essendo nuova, mi sfugge un po', no? Dal controllo e quindi magari tendo ad aumentare il mio, ad esempio, alcuni miei doveri e questo genera maggiormente sensazioni di ansia, di frustrazione, perché poi non è semplice e non è a volte realistico stare, ad esempio, a questi doveri che mi impongo. Quindi il nostro primo diciamo, intento è quello di andare poi ad analizzare proprio quali possono essere i pensieri funzionali e quelli meno funzionali che durante una giornata possiamo fare. E quindi tornando alla gravidanza, proprio poiché ciascuno di noi ha un proprio stile già suo in partenza, l'arrivo di pensieri negativi ricorrenti non è completamente magari una novità per noi, ma in questa fase già più vulnerabile
per i punti che abbiamo detto prima la dottoressa, è come se lo sentissimo ancora più intensamente. E quindi dobbiamo imparare, allenarci a riconoscerlo, e è importante allenarsi anche a modificare, a modulare, a regolare anche il tipo di pensiero che io faccio in quel momento, perché una rivalutazione più realistica, più funzionale dei pensieri legati al momento che sto vivendo, mi crea poi una rimodulazione delle emozioni che vivo, e da un'ansia magari molto intensa che non mi facilita, ma che magari mi porta ad evitare, a bloccarmi nel fare le cose e poi alla fine o non essere molto presente perché ho tanti pensieri in testa, una rivalutazione della situazione realistica e concreta mi porta ad avere un livello d'ansia, perché è un'emozione normale, ma magari che è più gestibile, più tollerabile, che mi permette di affrontare, di fare le cose in maniera più, tra virgolette, un po' più serena. Quindi questo è importante, lavorare proprio sul riconoscimento dei percorsi, sia per me, ma anche proprio per se stesso, ma anche proprio per il benessere poi del bambino. Quindi sforzarsi proprio a costruire, a trovare, a formulare dei pensieri alternativi che siano, appunto, come dicevamo prima, più realistici. Non ce lo dobbiamo raccontare, non dobbiamo avere dei pensieri fantasiosi, bello, è tutto carino, è tutto, sarà perfetto, saremo tutti felici, saremo tutto contenti. Non è che i pensieri funzionali sono all'opposto, eccessivamente, appunto, positivi o all'eccesso del estremamente negativi. Quindi se pensiamo che siamo impreparati, ad esempio, ad affrontare il parto, ad affrontare l'allattamento, ci sentiamo, come dire, impotenti di fronte a questo evento, e ci potrebbero essere sensazioni di più terrore. Sicuramente l'ansia salirà pensando che sono impreparata, che non riuscirò a farlo bene o meno, e l'ansia salirà, ma non saliranno le nostre competenze. Mentre pensare che è un evento a noi sconosciuto, un evento ignoto, ma che possiamo apprendere, diciamo, delle tecniche, dei modi per gestirlo al meglio, mi fa acquisire competenze, mi fa acquisire fiducia, quindi non mi porta ad evitare, e evitare vuol dire anche che cerco magari continuamente rassicurazioni, vado a ricercare su internet, ma non lavoro su come io gestisco quei momenti di stress. Quindi non si può, come dicevamo prima, no, negare che effettivamente la nascita di un figlio è un'esperienza che ci sconvolge, appunto, a 360 gradi, che mette soprattutto all'inizio in discussione tutte le abitudini, come dire, tutte le nostre un po' routine personali di coppia, che ci eravamo costruiti un po' il nostro equilibrio, appunto. E questo ci crea, diciamo, un po' di ansia, perché ci trova, diciamo, impreparati di fronte a questo. E quindi è come dire, dobbiamo renderci più preparati, no? E agire proprio ridimensionando, no? E confrontandoci sia come gruppo mamme, ma soprattutto anche all'interno della coppia, tra quello che è la mia, no, aspettativa, tra quelle che sono le mie immaginazioni, i miei sogni, e la concretezza poi delle situazioni, e confrontarsi male su che cosa vuol dire accudire, come pensiamo, no, in concreto di cosa mi aspetto, e poi cosa farei in realtà, no? Valutando anche dei miei limiti, cioè delle mie caratteristiche, magari questo lo riuscirei a far meglio, come per dire, alcune mamme con cui, appunto, con cui ci confrontavamo, avevano un po' l'idea, no? Devo saper fare tutti i giochi con mio figlio, ma alcuni giochi non li riesco a fare, pensando che sarà, ad esempio, un maschio, oddio, come faccio, no? Cioè, con l'idea che magari possiamo anche dividerci, no? Appunto, con la presenza del compagno, cioè, ci saranno normalmente delle cose che sarà più in linea col papà, più in linea con la mamma, e questo non è che è un essere meno, come dire, che tutti dobbiamo saper far tutto. Quindi se impariamo ad avere cura anche delle nostre emozioni, a partire proprio da che cosa stiamo pensando, curiamo sia noi che ci prendiamo cura del nostro bambino, questa consapevolezza, appunto. Quindi questo nostro intento molto preventivo, questo approccio che cerchiamo di fare con i nostri percorsi che vi proponiamo, è quello proprio di fare un'educazione sia pre che post, no? Quindi informare di tutto il periodo e sostenere tutto questo periodo della gravidanza.
Quindi un sostegno, quindi pre-nascita alla mamma, alla coppia genitoriale, per promuovere meglio che possiamo un atteggiamento appunto di fiducia reciproca, di possibilità di accogliere appunto i bisogni, le esigenze, i limiti, le difficoltà dell'altro e quindi anche di confrontarci e rivedere le aspettative reciproche, no? Sul divenire papà e mamma. E confrontarci appunto sui nostri pensieri, le nostre emozioni. Questa è un po' una cosa che sento molto mia, diciamo, e quindi l'abbiamo voluta mettere. Come ci immaginiamo l'allattamento? Perché è una fase appunto sempre molto esaltata, che deve essere sempre vista come qualcosa di più naturale possibile, è una delle parti più faticose. Poi, a seconda degli esiti, però dobbiamo mettere anche il pezzo realistico della fatica. Quindi questo perché all'interno dell'attività ci confronteremo sulle diverse tipiche domande, sicuramente nelle varie fasi, no? Dal parto, allo svezzamento, all'allattamento, a tutti i momenti che determinano uno stress proprio legato a un naturale ed effettivo e concreto cambiamento. E quindi ci sarà una parte sicuramente, diciamo, di tutti i vari questi passaggi, anche psicoeducativa, perché quello che vogliamo, no? Il nostro intento è quello di andare maggiormente a mettere proprio, ad aumentare la flessibilità nel pensiero e lo facciamo cercando di mettere in discussione, diciamo, tutti i miti, tutte queste credenze, tutti questi doveri, perché ciascuna donna, diciamo, possa trovare il suo modo per essere mamma, togliendosi, diciamo, svincolandosi, essendo libera da tutti questi schemi, da questi tutti stereotipi, che portano sicuramente a sentirsi ostacolata poi, a sentirsi diversa, a sentirsi sbagliata. Quindi cercheremo un po' l'intento proprio di implementare la flessibilità, per uscire da questa trappola, appunto, della mamma perfetta. Questo è nel pre. Nel parto, dopo il parto invece sarebbe importante, no, riuscire a ricreare un gruppo con cui potersi confrontare su alcuni poi elementi di realtà che sono stati vissuti effettivamente. Quindi dare un'occasione diciamo, di incontri costanti alla mamma per elaborare cosa è poi effettivamente successo nel momento del parto. Come, che tipo di sostegno hanno ricevuto, quali erano, se ci sono possibili e poterli condividere segnali di quella che è normale maternity blues, appunto. Che cosa si aspettavano dal parto e realmente cosa è stato, se ci sono stati dei traumi, se ci sono state, diciamo, delle cose inaspettate, insomma, che non hanno vissuto bene e pienamente tranquille, anche semplicemente la gestione delle visite all'ospedale, la gestione delle visite a casa, come coordinarle, quindi come è stato poi effettivamente il rientro, se ci sono stati subito dei momenti per la mamma, se fa fatica, che tipi di livelli di stanchezza ci sono, che tipi di sintomi si sono presentati, proprio in funzione di quali sono stati i pensieri poi di poco funzionali che abbiamo fatto, che magari hanno creato maggior vulnerabilità a sentire le emozioni più intense. Quindi il nostro intento è proprio l'alimento della condivisione, no? Che è fondamentale, il sentirsi sostenuta, il trovare uno spazio per poter condividere appunto la nostra esperienza, facendo proprio le mamme, quindi sedersi insieme ad allattare, in parallelo avere appunto un aspetto formativo e anche il potersi appunto confrontare sulle reciproche appunto difficoltà. Quindi offriamo uno spazio fondamentalmente anche di discussione dopo, no? E un luogo per come dire, vedere che poi alla fin fine, cioè, magari ci possono essere racconti molto simili o magari anche racconti molto contrastanti. E va bene così, è la nostra esperienza che è importante, non siamo lì a vedere o a dover prendere l'altra come esempio. È proprio l'idea del condivido qual è la mia, che va bene così, semmai cerco qualcosa per migliorare il mio modo di affrontare appunto lo stress. Ok. Quindi
In gruppo, se parliamo di gruppo, si parla di gruppo quindi di mamme o di gruppo di genitori. Possiamo coinvolgere a volte se c'è necessario, se c'è la presenza appunto di nonni. Comunque è un gruppo di lavoro, è un gruppo importante perché deve dare la percezione appunto di un percorso naturale, normale, è una percezione, no? Di situazioni che però possono essere un po' spinose a volte nel condividerla, no? E quindi la condivisione all'interno di un gruppo in realtà rimanda un forte senso di protezione e di sostegno, perché il gruppo stesso, no? Permette nella condivisione, nell'assenza del giudizio, ma la possibilità, la libertà di esprimersi e uscire da quegli schemi, da quelle idee, proprio di alleggerirsi, no? E dà la percezione appunto di normalità e di poter appunto sottolineare, come in qualsiasi altro momento, preoccupazioni per cercare anche di ridimensionarli e proprio anche per il coinvolgimento emotivo che dà, per la validazione, diciamo, degli altri. Altri interventi appunto sono appunto sulle coppie, per dare uno spazio a quelle che sono le aspettative di come essere in coppia genitori, no? E quindi da come anche condividere come hanno pensato l'organizzazione dell'arrivo del bambino, come proprio concretamente come farlo, no? E come gestire la casa, come rivalutarla, rimodificarsi e individuare quali sono stati, no? E quali sono nelle prime settimane le situazioni più stressanti che si sono dovuti, che hanno dovuto affrontare, nell'idea del trovare strategie appunto più flessibili, no? Che permettono di ampliare le strategie di coping, di, diciamo, di abilità proprio per migliorare situazioni stressanti, che poi ci aiutano in generale all'imprevedibilità. Quindi alcune cose toccano alla mamma, alcune cose toccano anche al papà, insomma c'è anche lui, quindi è fondamentale, diciamo, la sua presenza, e noi pensiamo che sia fondamentale anche proprio nel percorso che proponiamo, compatibilmente ovviamente con anche l'aspetto lavorativo dei papà, ovviamente che però ci siano, che ci siano proprio anche un momento proprio dedicato a loro, per poter dar spazio, no, ai papà, diciamo. Perché è una cosa che effettivamente si fa molto poco, però il rischio è che si sentano un po', come dire, un po' messi da parte a volte, un po' esclusi, e che non abbiano neanche spazio di dire le loro difficoltà, no? Perché è vero che siamo tutti incentrati sulle mamme, però anche loro avranno delle aspettative, delle ansie, delle preoccupazioni, quindi è come dire, dobbiamo dare anche un po' di voce, un po' di valore all'altra parte, diciamo, non solo alla mamma, no? Proprio non far sentire questa scarsa comprensione delle loro difficoltà e anche dell'ansia magari legata a questo aumento di responsabilità per il ruolo genitoriale, no? E anche per dare indicazioni su effettivamente, no, come e cosa fare per aiutare, perché a volte non sapendo cosa fare una persona o indietreggia o strafa, no? Che non è, e non dando magari rispondenza al bisogno della mamma in quel momento, ad esempio del bambino magari. Quindi in concreto poi affronteremo proprio strategie comportamentali, nel senso proprio di comportamenti concreti da poter fare per gestire lo stress, e quindi vedremo insieme le attività, diciamo, per aiutarci in una respirazione che ha l'obiettivo un po' di regolare il nostro respiro e ridurre un pochino, aiutarci nella gestione dell'ansia. Questo come il rilassamento, anche il rilassamento muscolare attraverso l'utilizzo di immagini, di visualizzazioni che aiutano a calmarsi, a rilassarsi, a distendere i muscoli, e anche come meglio comunicare in maniera assertiva i nostri bisogni all'altro e come l'altro assertivamente ovviamente possa rispondere nel limite del possibile, nel limite appunto delle sue capacità, delle sue risorse, di quella vulnerabilità del momento, della stanchezza o meno, alle richieste. E poi anche ci dedichiamo all'interno di questi incontri anche a un'altra pratica, che è quella appunto della mindfulness, proprio perché è importante proprio dare abilità per promuovere, diciamo, una risposta più sana e più utile possibile allo stress psicologico e fisiologico.
e ci sono proprio questi momenti che fanno riferimento a un protocollo di Kabat-Zinn sul adattato sia all'accompagnamento dal parto che poi alla genitorialità, scusate, che è proprio un protocollo specifico sulla nascita e sulla genitorialità per chi vuole sviluppare proprio un atteggiamento su di sé molto consapevole di quello che mi sta succedendo, quindi accettante, validante il mio stato emotivo, il mio pensiero, anche riconoscendo quando non è funzionale, ma in una maniera appunto di dargli senso, di dargli il valore, di non giudizio, focalizzato su quel momento. Non posso andare a pensare a quello che sarà domani, ma molto sull'oggi. Non mi aiuta a pensare che anche domani non dormirò. Devo pensare a adesso non ho dormito, cosa mi aiuta adesso? Non che anche stanotte non dormirò, se no è un accumulo e tanto non cambia la situazione, come dire. Questo perché? Perché ci sono stati moltissimi studi che hanno sottolineato come effettivamente l'utilizzo delle pratiche della mindfulness all'interno del pre e post gravidanza abbiano notevolmente portato a un ampliamento della gestione delle situazioni di stress. Quindi abbiamo pensato alla necessità di inserirlo all'interno appunto di un percorso per la bambina, insomma. Quindi noi abbiamo pensato di strutturare un percorso di 12 incontri totali, ovviamente poi si valuterà se aggiungere un quinto a seconda poi delle necessità di ogni gruppo, ovviamente, però diciamo di standard, diciamo, abbiamo proposto, strutteremo 8 incontri pre-parto e 4 dopo. Ogni incontro ha circa una durata di un'ora e mezza, si va da un minimo di 5 partecipanti a un massimo appunto di 10. Quello che cercheremo di strutturare è una differenza, diciamo, di 2-3 mesi tra le mamme, ma proprio per renderle il più lineare possibile e condividere più o meno, diciamo, le stesse fasi in cui iniziano. E con inizio, diciamo, dal terzo mese, col massimo lo inseriamo dal sesto, diciamo, e con l'idea anche questo che cerchiamo di far sì che nel postpartum anche possano essere un po' le stesse, più o meno, secondo ovviamente, però cerchiamo di tenere, diciamo, questa costanza, diciamo, di gruppi, proprio perché per valutare insieme appunto e anche perché avendo creato già un gruppo, un'affinità, un coinvolgimento prima, è importante che ci sia, che ci si veda anche dopo, insomma, e anche perché il gruppo è sempre lo stesso con quell'aspetto del sostegno e del non giudizio. Ogni incontro ha un costo di 25 euro, quindi per un totale nei 12 di 300. C'è prima un colloquio conoscitivo dove diamo degli opuscoli, diamo delle informazioni su effettivamente che cosa si fa e facciamo anche una valutazione, diciamo, testistica pre e post, sempre nell'idea del creare, no, delle ricerche per sempre di più migliorarci, per andare a capire che in che cosa poi nel gruppo prossimo dobbiamo invece perfezionare, migliorare, ampliare, dare spazio, quindi una ricerca nel senso del miglioramento. Sono coinvolte appunto due psicoterapeute, che siamo io e la dottoressa appunto Giuri, c'è una ginecologa, c'è un'ostetrica e diciamo come aspetto opzionale, diciamo, abbiamo la possibilità anche di avere un'operatrice che insegni, insomma, il massaggio infantile, e questo è una cosa in più che valuteremo di fronte ai singoli percorsi. E, ok, questi sono i nostri riferimenti. Questo gruppo verrà fatto appunto presso la sede di studi cognitivi di Modena e questa è il nostro, cioè, idea di progetto appunto che partirà. Se avete... Sì, siamo state anche veloci, adesso ci fermiamo un attimo per rispondere ad eventuali domande. Per partecipanti, dico, intendete 5 donne, 5 coppie? No, noi consideriamo appunto la coppia. No, poi è ovvio che magari per il tempo verrà magari più la mamma rispetto al papà, però nel senso che sono più che invitati, più che presenti. Esatto, un'altra domanda dice, verrà anche fatto su Zoom perché abita da lontano?
non l'abbiamo valutata ancora questa opzione. Noi siamo fiduciose di poter cominciare in presenza e magari valutare eventualmente l'opzione online o anche l'opzione che questo servizio venga poi attivato in altre delle nostre sedi, perché come vi dicevamo ci sono diverse sedi in tutta Italia. E quindi questa è una cosa, ecco, in valutazione che faremo via via più avanti. E gli attestati di partecipazione non ho capito se è per l'incontro di stasera o per gli incontri, comunque no, non rilasciamo un attestato di partecipazione, non ho chiaro qual era. No, perché sono in più, sono incontri diciamo informativi e non formativi, quindi non c'è un attestato, diciamo, di partecipazione. Caro professore, perché poi però la dinamica di coppia cambia molto. Che fare? Torniamo un po', no? Cioè, il punto è che non sarà di fatto, non ci sarà lo spazio, no? Perché altrimenti bisogna aprire diversi capitoli. Però sicuramente, come diceva la collega, andare in qualche modo a intervenire sulla comunicazione assertiva, sulle reciproche aspettative idealizzanti, può comunque essere utile all'interno della coppia, no? Perché dirsi: ma io cosa mi aspetto e tu cosa ti aspetti, e poterselo dire, no? Non è detto che sempre corrisponda, e quindi in qualche modo anche trovare, no, una via di mezzo, un'alternativa che possa mettere d'accordo entrambi, ma soprattutto la possibilità di poterselo comunicare, perché sembra a volte una cosa scontata, però magari nei momenti di stanchezza, di fatica, anche se la richiesta più banale può sembrare assolutamente difficile da poter esternare. Quindi il nostro intento un po' qual è? Proprio quello di: ok, capiamo bene cos'è che stiamo pensando, qual è lo scopo e come pensare quella cosa ci sta facendo sentire, e qual è il modo migliore per poterlo comunicare all'altro, in questo caso la coppia, ma può essere anche l'altro più in generale. Ok, spero di aver risposto, Guglielmo. Però ecco, sì, anche questo aspetto del che fare è proprio quello che spesso sentiamo che manca, no? Proprio il situazione per situazione, perché poi macro regole si possono dare, ma il punto è che ogni donna, ogni coppia, ogni papà, ogni mamma ha un'esperienza sua, un vissuto suo in quel momento, e il che fare spesso viene proprio dalla comprensione di qual è la cosa migliore per quella persona in quel momento, no? Quindi è difficile e anche poco utile dare delle macro regole, ci sono delle macro regole che più o meno espliciteremo, però è chiaro che era una provocazione da maschietti. No, ma assolutamente comprensibile, e anzi noi abbiamo deciso, proprio perché riteniamo che sia importante il ruolo del papà o del compagno, della compagna più in generale, da questo punto di vista coinvolgere entrambi i componenti della coppia. Quindi assolutamente pro. Il fatto che siamo due donne non dice nulla in merito, anzi. Assolutamente. Anche quello che sta dicendo la dottoressa si collega molto all'altra domanda che leggo: come lavorate un po' sulla famiglia d'origine e i modelli familiari, nel senso che per modelli familiari intendiamo quando andiamo ad analizzare anche quali sono i pensieri e le credenze, appunto, che le mamme o il papà hanno, perché vengono filtrati e modulati dalle credenze, appunto, da cosa hanno imparato, no? A come deve essere una mamma dall'ambito familiare. Quindi andiamo ad affrontarli, no? Proprio per liberarsi e costruire un proprio modello, no? Di come essere mamma e papà, e un modello di coppia genitoriale, no? E puntando sul fatto che siano loro due, no? A dare le regole anche rispetto alle famiglie d'origine, del come anche semplicemente venire a casa e quando venire a casa, che sia anche questo, come dire, uno scopo di coppia, no? Poi ovviamente dirà più l'uno più l'altro a seconda di chi è la famiglia, però è come dire che sia sempre un... anche questo, creargli uno scopo, un obiettivo comune. Ci sono altre curiosità, dubbi? Cosa ne pensate anche un po' di quello che abbiamo detto rispetto a questi miti, no? Perché poi vi abbiamo anticipato che questa è una cosa che sentivamo molto nostra, poi
ci siamo appunto informate, ci siamo aggiornate da questo punto di vista personale e professionale, però insomma sapere anche un po' cosa, se condividete alcuni aspetti, se pensate che siano eccessivi o se ci sono degli altri dubbi. Sì, anche proprio riflessioni che volete fare. Vedo che Alessandra, qualcuno man mano sta uscendo, quindi qualche altro minuto, se qualcuno un po' più timido ha voglia di farci qualche domanda, volentieri. Il vostro programma è molto denso, io lo condivido. Ma si è mai, a mio parere, non si è mai, a mio parere, un genitore perfetto, ma ci si prova per tentativi ed errori. È questo il pensiero realistico. Non c'è nessuno. Credo che sia fondamentale sfatare questi miti per far sentire adeguate le mamme in modo social, dove sembra tutto semplice. Esatto, oddio, questi social, è vero, quando non li abbiamo citati. Grazie Sandra che ce li ha ricordati nelle prossime slide. Sì, assolutamente, ha ragione anche Chiara che dice, lo diceva già Winnicott, peccato che, ahimè, spesso ci si scorda, no, di questi aspetti di base. Però assolutamente l'intento è un po' quello, al di là del genitore perfetto, ma di essere un buon genitore, appunto, come diceva Winnicott, e non perfetto. Va bene, se non ci sono altre domande, noi vi ringraziamo per l'attenzione. I nostri contatti li avete, le slide direi che è vero che le potremo inoltrare a chi le richiederà. E per qualsiasi cosa rimaniamo a disposizione. Grazie a voi, buona serata a tutti. Buona serata.